Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un nuovo video dei prodotti finiti. Sì, raga, vi devo registrare anche il video per chi segue quella tipologia di video per quanto riguarda lo smaltimento. Sto anche in ritardo perché nell'ultimo periodo, poi con Pasqua, con comunque tutte le cose di Pasqua, non mi sono messa tanto a sperimentare anche con i prodotti smaltimento, però. Da settimana prossima, perché oggi è 19 ed è domenica, da settimana prossima inizio un po' con lo smaltimento. Infatti, da settimana prossima voglio portarvi anche più potettine con ricettine diverse. Vi voglio portare, anzi, pensavo che sarà spenta. Voglio portarvi anche più video per quanto riguarda anche vlog, anche se non faccio niente di particolare, però ci tengo tanto e vi voglio far vedere anche varie ricettine, così sperimentiamo anche insieme e smaltiamo anche prodotti, così da farvi il video sullo smaltimento. Allora, penso che sono prodotti accumulati in un mese e mezzo. Stando a casa, ovviamente non si finiscono tanti prodotti nuovi perché andando sempre all'Eurospin per quanto riguarda proprio i prodotti comunque industriali, quelli là che principalmente troviamo nei supermercati. Andando sempre all'Eurospin perché è l'unico. Sì, ci sono anche mini market, però preferiamo andare all'Eurospin perché è un supermercato comunque molto più grande. Vabbè, comunque non mi voglio dilungare. Alla fine si sa, i prodotti dell'Eurospin sono sempre gli stessi e farvi vedere sempre gli stessi prodotti e darvi le recensioni sempre sui stessi prodotti, sinceramente mi sembra anche abbastanza inutile e un video comunque molto inutile da fare. Quindi vi faccio vedere un po' i prodotti che sto provando e che ho provato, anche non di genere alimentare e niente, quindi iniziamo subito con la scatola qui giù, qua sotto. Allora, ho provato, ma tantissimo tempo fa, cioè, raga, io non pensavo che ve l'avevo fatto già vedere, invece no, perché ieri ho pulito un po' la stanza dei video, cioè, raga, ho fatto una sistemata assurda. Infatti è uscita nuova. Ovviamente comunque è una stanza che non usiamo mai, quindi ci sta, è un po' la stanza del tesoro. Infatti c'era ancora lo zaino e le borse per la palestra e le ho svuotate comunque anche per sistemarle, per non farle riempire di polvere. E nello zaino ho trovato questo, che sono delle patatine che trovate sul supplement. Ogni prodotto che vi dico che lo trovate sul supplement sapete che avete il mio codice sconto Giulia010. I prodotti del supplement ve li linko anche giù col link perché so che per voi è anche molto utile, quindi farò questa cosa in più che sinceramente non mi cambia niente. E sono queste patatine qui al formaggio della Hippies. Penso che si pronuncia così, eh? Comunque sono queste qui e raga, sono le patatine al formaggio che trovate nel supermercato. Hanno lo stesso identico sapore, infatti mi piacciono tantissimo. E queste qui sono per un pacchetto, hanno 89 calorie, 3,7 grammi di grassi, 10 grammi di carboidrati e 3,2 grammi di proteine, 0,3 grammi di grassi, di sale, scusatemi. Quindi raga, i valori sono ottimi, cioè se le confrontate comunque a queste patatine del supermercato. È una monoporzione da 22 grammi, ma veramente ce n'erano tante dentro e sinceramente molto approvate, mi piacciono. Poi ho provato questo qui che è lo Tudo, penso che è un Tudo Bom, Tudo Bommo, protein snack della penso Protein Bakery. No, scusatemi, il marchio è Daily Life, sta tanto bello qui sotto. E sono questi qui, oh. Mamma mia, raga, sembrava di mangiare cartone. Mamma mia, orribili, non li prendete. Questi qui gusto, anche questi li ho presi sul supplement, non li prendete. Questo qua è crema, ma sinceramente per niente. La crema è resistente. Sembrava di mangiare cartone, non lo so, raga. Brutto, brutto, brutto. Mi hanno detto che il cioccolato è buono, però io non so neanche se sono disponibili sul supplement perché sono abbastanza vecchiotti. Li ho presi un po' di tempo fa, ma non mi piacciono per niente. Questi valori sono, pensate che è per 100 grammi, ma questo qui non è per 100 grammi, non è di 100 grammi, ma vabbè, non ricordo quanto è a monoporzione. Vabbè, vi dico i valori per 100 grammi: hanno 312 calorie, 6 grammi di grassi, 48,5 grammi di carbo e proteine 18,9. Quindi penso che ognuno di questi sia 50 grammi. Quindi dovete fare la metà. Ma ragazzi, sinceramente, risparmiate i soldi, non ne vale per niente la pena.
Poi ho provato questa farina qui perché sapete che io non sto più acquistando da Prodis, perché sinceramente anche le farine non mi sono mai piaciute, cioè nel senso prima all'inizio tipo un annetto e mezzo fa quando la prima volta che ho fatto l'ordine su Prodis, chi mi segue da tanto lo sa, dagli inizi, all'inizio mi piacevano, cioè forse hanno cambiato formulazione, non so cosa hanno fatto, poi ho riacquistato i gusti di nuovo e la consistenza dei pancake, specialmente il ciccio pancake, io non cambiavo mai procedimento, non mi veniva più bene, all'interno è come se non si cuoceva bene, rimaneva molto morbido. Brutto, raga, veramente brutto. Ogni volta che l'andavo ad aprire a scuola, perché poi da fuori non sembrava, rimanevo talmente delusa che era assurdo, veramente. Cosa che prima non mi succedeva. Sapete che però gli unici gusti che per me, proprio a mio avviso, sono buoni, che se state per fare un ordine su Prodis, prendeteli perché ne vale veramente la pena. E sia l'altro formato, che adesso non mi viene il nome, quella là, Oatmeal più Whey Protein, se non sbaglio, sia gusto meringa al limone, oppure di questa linea qui, a parte che sono usciti pure preparato per pancake, questi qui che sono Oats Instant, e poi l'altro è pure integrale, anche con le proteine sono usciti davvero. Tantissimi, tantissime varianti da quando io proprio le acquistavo all'inizio, sono uscite molte cose e sinceramente invece di questa qui con la confezione rossa vi consiglio yogurt al limone e biscotto e devo dire la verità che pure questo qui, chocolate pralina, come gusto era molto molto buono, sembrava di mangiare Nesquik, infatti mi è piaciuto, però raga ho avuto un grande problema, cioè ho fatto una bustina di questo con, tenevo poco albume, ho usato tipo, non ricordo quanto albume, ho sentito il rumore, 60-70 ml di albume e in più un po' di latte, perché non volevo fare un pancake, volevo fare la crepe. Sapete che la consistenza della crepe è sempre un po' più liquida rispetto comunque al pancake. Volevo fare delle crepe così da farne uscire in più, qualcuno in più, perché se facevo un pancake me ne uscivano due o tre massimo. E quindi volevo fare le crepe. Ho messo anche il burro spray nella padella antiaderente, un po' come ho usato anche con le farine BPR, con altri tipi di farine, Max Protein. Non mi è mai successo che proprio si attaccava e usciva proprio molliccia. Infatti io prima di staccarla l'ho fatta stare un bel po' e raga, proprio molla, molla, molla. Infatti la crepe poi non mi è venuta, stavo quasi per bruciare una pentola, ve lo giuro, ma non so se ho sbagliato qualcosa io, però ho fatto sempre la stessa cosa. E quindi poi ho preso un'altra padella piccolina e ho fatto un mini pancake. Sinceramente mi piaceva, però rimaneva sempre questo un po' bagnaticcio proprio dentro. Però devo dire che, raga, il gusto era molto buono. Per chi si trova bene con le farine di Prodis, vi consiglio di prenderlo perché era molto buono come gusto. Poi, sì, scusatemi se mi sto anche un po' dilungando, fatemi sapere se volete direttamente la recensione BAM così, oppure volete anche un po' che entro anche un po' nel dettaglio così da chiacchierare un po', perché comunque i prodotti non sono tanti, quindi per questo motivo mi sto proprio lasciando andare. Voi sapete che a me piace chiacchierare, quindi vabbè. Ho finito quest'altra farina della Empro, che è questa qui, gusto Chantilly, anche questa la trovate sul supplement. Dietro avete tantissimi altri gusti che sinceramente voglio provare. Proprio per vedere, perché la farina proprio in sé mi piace, solo che ovviamente se state cercando molto spesso mi dite: Giulia, mi consigli un gusto suo per fare un ordine sul supplement? Mi consigli un gusto molto neutro che non è molto dolce? Sinceramente, se è la prossima persona che mi fa questa domanda, vi consiglio questo gusto Chantilly perché non vi aspettate di sentire proprio il gusto Chantilly al 101%. Si sente di panna, di latte, ma non molto. Si sente anche un pizzico di vaniglia, ma proprio esagerando. È una farina molto, non dico neutra, perché ho provato di peggio proprio che erano proprio neutre. Però ha quel gusto in più, ma rimane sempre nel delicato. Quindi se a voi piacciono le farine delicate, io ve le straconsiglio. Ed è questa qui sinceramente molto buona, non è male. Io, da come sapete, mi trovo un po' male proprio con queste confezioni un po' scomode, soprattutto quando non ho la molla per chiuderle oppure ho proprio l'apposita come si chiamano, scusatemi, vabbè, le tipo mollette, io di solito le acquisto dal cinese. Infatti, meno male, prima della quarantena ne avevo acquistate un paio, però ho chiuso quelle là della BPR che sono ancora più complicate. Vi feci vedere in un video che ho tipo dei
Io mi conservo le confezioni, tipo quelle là ermetiche, tipo a vasetto, e poi vabbè le metto dentro, infatti è quasi finita, però ci tenevo a farvela vedere, altrimenti poi la portavo avanti, potevo anche dimenticarla, potevo perderla, quindi ve ne voglio parlare. Poi, Simmi, se sta scendendo la voce, non so da quanto tempo sto parlando, ho finito questi frollini al lampone. Questi, anche questi li trovate sul Supplement, ragazzi, sono buonissimi. Sono piccolini, io ho provato anche fondente. Di solito, visto che comunque questi biscotti non costano poco, stanno all'incirca sui 4 euro adesso. Però ancora non sono disponibili sul Supplement perché sono finiti. Però se volete provarli, teneteli d'occhio. Potete anche accendere tipo avvisami e loro quando ritornano vi mandano le mail. E sono di Enerzona. So che si trovano anche in alcuni supermercati oppure da Decathlon, ma da me. Figuriamoci se li trovo. Però mi hanno detto che costano anche tanto, quindi vi consiglio di prendere sul supplement. Sono dell'Enervit e Enerzona. Sinceramente sono molto particolari. Si sentono, io non mi aspettavo, ma si sentono veramente di lamponi. Poi si sente anche questo cereale. Non lo so, infatti è fatta di con lampone, farina di farro, di Camut e di soia e di con olio extravergine d'oliva. Per 24 grammi, quindi sarebbero 4 frollini, a 107 calorie, 4 grammi di grassi, poi carboidrati 10 e proteine 6,7. Quindi, raga, sono biscotti validi, perciò costicchiano un po'. Infatti voglio provare anche un altro, non ricordo se è cocco o nocciola, però mi piace sempre di prendere questi gusti particolari perché ci sta. Poi, vabbè, io sapete che non è che quando acquisto la pasta mangio anche la pasta normale, la pasta integrale, ormai non mi faccio più questi problemi come tanto tempo fa che sceglievo sempre un determinato tipo di pasta, oppure se finivo quel determinato di pasta, tipo quella integrale, non mangiavo proprio pasta, evitavo fino a quando non l'andavo a comprare, vabbè, le mie fisse di tanto tempo fa. Non lo so, riordinando un po' nei mobili, ho trovato che c'era poco, raga, non era manco 30 grammi di pasta, ed è dell'Amo Essere Biologico dei Tre Mulini. Sinceramente a me la pasta Tre Mulini mi piace molto, Fusilli e questo qua era biologico, vabbè. Comunque devo dire, raga, che può cambiare un po' i valori, sta cosa qui, un po' l'indice glicemico, ma raga, alla fine... E per me è pasta normale, cioè il sapore è uguale, sinceramente molto buona. Vedete che io ho acquistato sul supplement in qualche ordine fa la farina di Max Protein. Ed è gusto America Snack, che è sempre 1,5 kg. Infatti, per chi deve fare ordini, ve la straconsiglio di prendere. Se volete provare i gusti della Max Protein, non finirò mai di dirvelo. Prendete quel gusto lì fino a quando è disponibile. Perché con 1,5 kg, a parte che pagate sempre lo stesso prezzo, ma avete 5 monoporzioni da 300 grammi. Ed è super comodo per chi vuole provare tanti gusti, ma comunque 5 gusti diversi. Se comprate il pacco grande, vi viene a fare quasi 50 euro. E a volte si sa che un gusto vi può piacere e un altro gusto no, e poi vi scoccia consumarli, io vi capisco. E quindi questa cosa per me è molto molto buona, un po' come le mini taglie di Prozis, però quelle sono 30 grammi e queste sono 300 grammi. Allora, io ho finito gusto White Big Choc, che sarebbe, se non sbaglio, tipo Kit Kat al cioccolato bianco, non voglio dire una stupidaggine, ma se non sbaglio sì. Sinceramente si sentiva di cioccolato buono, anche a mia... di cioccolato buono, di cioccolato bianco, anche a mia sorella è piaciuta molto, infatti le crepe venivano morbidissime e buonissime, infatti questo gusto mi è piaciuto tanto. Anche questo è un po', però quei gusti non stucchevoli, quindi se state cercando dei gusti non stucchevoli, buona. Praticamente io questa farina la sogno anche di notte, scusatemi se è il verde che sono le luci, raga. Questa farina io la sogno anche di notte, però potete anche mettermi nei miei panni che comunque anche se mi piace un determinato prodotto è anche inutile fare un ordine e riprendere sempre lo stesso. Infatti per il momento non lo riprenderò per il semplice motivo che devo provare altre cose, non vi posso far vedere sempre le solite cose, però raga, ve lo giuro. Se amate comunque anche le farine comunque di agrumi, di non lo so, ragazzi, questa farina mi sa di agrumi. Non so in particolare di cosa sa, sincera, però sa di agrumi. Si chiama Pink Cake.
che il formato grande sarebbe Pink Donut, se non sbaglio. Ma raga, io mi sono innamorata. Io questa farina in 4 giorni l'ho finita. Quindi per dirvi, perché comunque sono 300 grammi. E mamma mia, raga, io mi sono innamorata. È buonissima. Mi piaceva proprio il sapore che dava i pancake. Poi era rosa. Mamma mia, raga, una meraviglia, veramente una meraviglia. Poi, quindi è inutile per me acquistare le solite cose, come tipo riprendere di nuovo, poi vi faccio vedere come la Chocorelax a pistacchio o cose che già ho provato e non ha neanche tanto senso. Però raga, veramente molto molto buona. La riprenderò, ma più avanti la riprenderò. Allora, ho finito questi qui che è cuori di cereale, che sono del mais e cioccolato, sono delle gallette. Sapete che io di solito non è che mangio queste cose, di solito le uso se ho tipo voglia, dopo le usavo anche dopo l'allenamento, tipo, ma raga, pensavo che era un animale, pensavo che era un animale, ve lo giuro, invece era il ciondolino. No, vabbè, no, questa parte la devo, quando edito devo mettere il rallentatore. Ma vabbè, tipo prima la utilizzavo post allenamento, quando tornavo da allenamento facevo il pranzo e ho la cena, e tipo per sfizio dopo la prendevo, me la mangiavo. E sono una confezione piccolina con due gallette all'interno, e infatti non le acquisto spesso al supermercato perché è proprio un prodotto che io non utilizzo. E sono della Gullond, penso, non lo so. E pensate che questa l'avevo presa ad agosto 2019, no, sì, 2019, e le ho aperte gennaio, febbraio, quindi per dirvi, sono buonissime. Poi ho terminato due budini, queste qui della Hermann, che trovate su El Supplement, gusto caramello e vaniglia. Sinceramente questi budini sono la fine del mondo. Li trovate anche in offerta adesso a 2,39 euro, ma sono dei budini da 200 grammi con 20 grammi di proteine per vasetto, potete anche dividervelo. Sinceramente io ho provato tutti i gusti e mi piacciono tutti veramente, tranne, cioè non tranne, però un gusto che non riacquisterò di nuovo, è molto buono, però per il mio gusto personale è vaniglia, perché non è niente di che. Io, ma se state cercando dei gusti particolari, vi consiglio caramello, cioccolato e cocco. C'è un altro tipo al caffè che adesso non mi viene bene il nome, mente bene il nome, ma è buonissimo. Sono veramente molto buoni questi budini, ne vale la pena. Poi ho finito questo risotto con funghi porcini della Tremolini, che abbiamo provato insieme in un video. Sapete che io non utilizzo questo genere di alimenti quotidianamente. Infatti io ho acquistato queste bustine penso gennaio, se non proprio dicembre, ma raga, ce le ho ancora altre due perché io proprio non le utilizzo, però non sempre, cioè nel senso non fanno parte della mia routine, solo quando vado proprio di fretta e quindi me lo concedo. Questo qui era buonissimo, infatti funghi porcini, so che si può fare benissimamente a casa, infatti di solito me le faccio io queste cose. E questo qui l'avevo provato con il tofu, mamma mia, raga, troppo buono. Infatti penso in questa settimana proviamo un po', perché ho due panetti di tofu da smaltire. E poi alla fine abbiamo tre vasetti di creme. Questa qui è la crema della Nato Protein Cream, 25% proteine e pistacchio, zero zuccheri. Raga, queste creme spalmabili, specialmente questa qui, pistacchio è la fine del mondo, mi è piaciuta tantissimo. Infatti io, per me la classifica per quanto riguarda le creme a pistacchio sul supplement, al primo posto c'è la regina proprio, che dal primo posto non scappa, che è la Chocorelax a pistacchio. Poi per me subito dopo viene questa della Nato, quella della Protein Nutrition, se non sbaglio si chiama così, sì, Pro Nutrition, una cosa del genere, raga. E all'ultimo posto, cioè al quarto posto è quella della 4 Plus. Però raga, questa qui al pistacchio è buonissima, insieme anche alla bianca, buona, la bianca sembra proprio di mangiare cioccolato fondente fuso. Poi ho finito quest'altra crema, infatti è la Chocorelax fondente. Infatti l'altra che voglio prendere è gianduia, la bianca è quella di arachidi. Raga, questa, che poi io ero convinta che quella crema di arachidi della Chocorelax io l'avevo presa. Mi devo andare a guardare i miei video, svuota la spesa, sì, svuota la spesa, i miei video o il supplement, perché io sono convinta, ma raga non la trovo, quindi non lo so.
Comunque questa qui fondente era buonissima, sembrava di mangiare un cioccolato fondente, buona buona, mischiata un po' anche un pizzico di nocciole, non lo so, era molto particolare, molto buona. Se state cercando una crema fondente ve la straconsiglio. E per ultima è questa qui della Grenade, penso che una ragazza me l'ha detto ma mi sono già dimenticata come si pronuncia. Comunque è la Carb Killa Protein Spread White Chocolate Cookie, mamma mia che inglese, tengo un inglese proprio perfetto. Eccola qui, io di questo ho provato anche quella lì, Hazelnut Chocolate, una cosa del genere, è molto buona. Questa ve la consiglio perché a parte se la ordinate in inverno vi arriva un po' solida. Il mio consiglio è quello di, quando la dovete usare, di scioglierla. Cioè, ragazzi, si vedono proprio i pezzi, si scioglie tutto e si vedono proprio i pezzi di biscotto. È una, cioè, raga, è una goduria. Mamma mia, profuma ancora. Si sente proprio di cioccolato bianco. Questa la sera quando uscivo e camminavo tantissimo, la mia tradizione è stata che quando tornavo a casa mi dovevo fare un salto in bocca con l'affettato e la sottiletta light. E dopo, come mi mangiavo anche una fettina di pane tostato con questa crema sopra, nei bei periodi della massa. Cioè, raga, era la vita. Che mi ha seguito, che mi seguiva già su Instagram, se la ricorda sta cosa. E niente, è davvero molto buona. E quindi niente, ragazzi, spero che questo video lunghissimo per davvero pochi prodotti, però ci tenevo a parlarvene bene di un po' di tutti i prodotti. Comunque, prodotti bocciati non ce ne sono stati. Che bello! E niente, quindi spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!